Ciao a tutti, sono Guido Sgarduri e scrivo storie. A proposito di storie, volevo raccontarvi questa cosa. Uno scrittore famoso una volta ha detto che per scrivere i libri lui partiva da un'immagine o da un ricordo e poi costruiva tutto quello che aveva portato a quell'immagine e tutto quello che ne scaturiva in seguito. Questa era la storia. Io oggi voglio proporvi un gioco simile, quindi io vi leggo un pezzo di una storia che può essere la parte centrale e vi invito a inventarvi l'inizio, come si è arrivati a quel punto e soprattutto che cosa può succedere dopo. Mi raccomando, sbizzarrite la fantasia. Ed eccoci giunti al gran finale, signore e signori, annunciò Poppy tutto eccitato. Ora sceglierò uno di voi che dovrà farmi da assistente. Lei, signore, mi sembra il più adatto, disse indicando suo padre. Io? Fece il signor Piscotti. Sì, proprio lei. Venga, si alzi. Rolly e sua madre si scambiarono uno sguardo d'intesa. Lottie non si sarebbe mai prestato una buffonata come quella. Poppy cascava male. E va bene, disse invece il signor Piscotti, lasciandoli di sasso. Vediamo che mi tocca fare. Un applauso per il signore, strillò Poppy, saltellando sul posto. Quattro mani stanche batterono fiaccamente. Posso chiederle come si chiama? Disse Poppy a suo padre. Il signor Biscotti lo guardò storcendo un po' la testa, come i cani quando non capiscono. Napoleone, disse infine, Napoleone Bonaparte. Benissimo, signor Napoleone Bonaparte, continuò imperterrito Poppy. Ora le chiederò di infilarsi sotto questo tavolo magico, disse indicando il tavolino da campeggio coperto fino a terra dalla tovaglia a quadretti. Dopodiché, al suono delle mie parole magiche, lei sparirà. Nessuno tra il pubblico fece commenti. Il signor Biscotti si aggiustò la vita dei pantaloni e sbadigliò. Prego, disse Poppy con enfasi, si accomodi. Il signor Biscotti, che era piuttosto alto, faticò un po' a chinarsi fino all'altezza del tavolino, che invece era piuttosto basso, ma alla fine sparì sotto la tovaglia camminando a quattro zampe. Benissimo, dichiarò Poppy, socchiudendo gli occhi. Ora mi concentro, attenzione, ecco, ci sono quasi. Papà, vedi, non addormentarti là sotto, gridò Rolly, sbracandosi sul divano. Silenzio, prego, attenzione, ecco le parole magiche, disse Poppy. Jumbo Wambo, Jumbo Wambo, Wambo Wambo, Jumbo Jumbo. Rolly scoppiò a ridere, finendo giù dal divano, mentre la signora Biscotti veniva presa da un attacco impressionante di starnuti. Poppy fece volteggiare la bacchetta magica, prima a zigzag, poi in tondo e infine a casaccio. Nel frattempo, quasi che fossero stati quegli strambi movimenti a comandarle, le luci della sala si abbassarono per un brevissimo istante. Che è? Chiese Rolly senza smettere di ridere. La signora Biscotti alzò le spalle, quindi starnutì. Ed ora, continuò Poppy, alzerò la tovaglia, cioè volevo dire il tessuto pregiato, mostrandovi quello che di grandioso è accaduto. Voilà! La tovaglia a quadretti svolazzò finendo a terra, il tavolino da campeggio si mostrò in tutta la sua esile tristezza. Aveva anche un po' le gambe arrugginite. Il signor Biscotti, come da copione, non c'era. Fece Rolly, fingendo di essersi spaventato. Mamma mia, che impressione! Grazie signore e signori, grazie a tutti. Lo spettacolo è terminato, disse Poppy facendo un inchino. Ed ora? Il padre di Poppy, il signor Lotti Biscotti, dove sarà? Tocca a voi scoprirlo. Divertitevi e alla prossima. Ciao a tutti.